Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, sono FabiJ ed oggi siamo sul primo dei due video che usciranno, perché ne usciranno due, sulla mia avventura alle 3 di Los Angeles del 2016. Volevo ringraziare di cuore Nintendo per aver permesso questa cosa, perché abbiamo fatto tutto questo grazie a Nintendo, che tra l'altro ci hanno fatto anche fare un tour del loro stand che poi vi faccio vedere nel video. Welcome back to Los Angeles, let's go! Posso solo farvi capire perché un aeroporto in Germania è più figo di un aeroporto in Italia? Avete la vostra risposta. Allora ragazzi, che cazzo fai? No zio, no, la... zio. No zio, la calza no, dai, sono su un aereo. Fai vedere che ti tagli le unghie dall'800. Ma non è vero, dammi la calza. Calza, vieni qui. Dai frate. C'è chi dorme così e c'è chi dorme così. L'uomo senza volto. C'è la figa sulla settima. Siamo arrivati all'hotel. Fai vedere che bello. No, più che altro sbatti perché non ha tanti piani. Siamo curiosi di vedere come sono le camere, visto che ogni volta che veniamo in America c'è sempre qualcosa di diverso. Bello, mi piace il letto così alto. Maddo. C'è l'acqua italiana. C'è l'acqua panna. A caso. Ci siamo fatti 10.000 km di aereo per trovarci l'acqua panna. Va bene. Vuoi fare il salto in doppia? Guarda che io sono atletico perché sono giovane. Io lo so fare, se non lo sai. Io... Uno. Due. Tre. I believe I can fly. Che bello, un posto che non abbiamo mai visto, guardate. Sono stati qua quante volte, porca Eva, sono più qua che a casa mia. Queste sono ciabatte comode. Ma veramente? Ciabatte comode. Ma ti immagini girare con questa roba qua? Guarda che c'è Gesù che suona la chitarra, raga. Aspetta. Minchia, che voce c'ha? In mezzo a due piccioni c'è sempre un... una fava. Ok. Entrare nei selfie della gente. Questo è il primo. Vai, abbraccia il signore, vai veloce. Wow. No! Ho visto una cosa che adoro. L'ascia di Minecraft. Siccome per vincerla dobbiamo fare non so quanti canestri, penso uno o due. Ci proviamo. Mi ha detto che ne devo fare due per vincere l'ascia. Sì, ma guarda come si chiama. Si chiama... Se lui è veramente il figlio di Dio, questa palla entra due volte. Con che tasto si tira? Col quadrato. Michael Jordan. Quasi. Due su due adesso, fra. Vaffanculo! Però, dovevo farne due. Thank you. Yeah! Ho vinto questo e volevo portarmi a casa una cazzo di ascia. Ma che cazzo me ne faccio? Devi dargli un nome a questo mostriciato. Lo chiamiamo Gesù. Ragazzi, facciamo un contest. Se questo video arriva a 100.000 like, regalo l'alieno della minchia. Mi spiegate come cazzo è possibile che su una giostra del genere ci siano solo persone adulte? Ma hanno capito che sta roba è per bambini? Ok ragazzi, siamo pronti con le nostre macchine. Stiamo per andare a Venice Beach con le bikes. Like real niggas. Bella a tutti ragazzi, benvenuti a questa nuova pedalata su... Buongiorno signora! Su Venice Beach. Welcome to the hotel. Bravo che vende le mie Nike nuove, bravo. Cocco bello. Scarpe belle, scarpe belle, scarpe fresche. Mai farà il bagno. Torna alla base per dire non è tanto fredda. Ma è incredibile. Oggi il signor FabiJ vi insegna come mettere il costume in spiaggia partendo dalle mutande senza far vedere un cazzo di niente. Prendete il costume, infilate il costume e le costume è a posto. Ma stanno le mutande sotto il costume
prendete le mutande e fate. Te. Ma pensa a te. Ma scusa un attimo, eh. Ok ragazzi, siamo usciti. C'è il concerto dei One Direction. Non ciao. Bravo. Cos'era un Pokémon? Protettore del miele. Mica ci trasformiamo in Hulk. Non credo. Peso 20 kg bagnato, ma mi trasformo. Che cazzo è però? Ecco come copiare i compiti. Ragazzi, ci hanno portato un panino di queste dimensioni. Perché voi non lo sapete, ma Lorenzo è un sedicesimo africano. Esatto. No, io voglio sapere con quale sfintere lo cago questo coso. Italia-Belgio a Los Angeles. Provo? 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 Pa, 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 pa. Il mio camion. Ce lo siamo comprati con i big money. Ma cosa fa? Anche il palo, Sasha, anche il palo. Esatto. Attenzione, ciliegina sulla torta, surreal power. Alberghi Lorenzo, per un bel a tutti ragazzi, urlato nelle orecchie tutte le mattine. Ma che cazzo è sto Lorenzo che c'è scritto ovunque? Ah, siamo da Starbucks e ci risiamo. Pao. Che cazzo vuol dire Pao? Buongiorno ragazzi miei, iniziamo questa giornata con una bella brioche. Mi sono dovuto mettere un fazzoletto in faccia perché mi sono fatto la barba e mi sono tagliato. Voi direte, ma che cazzo ti fai a fare la barba che non c'hai la barba? Non lo so, però lo faccio per sentirmi grande. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo, non so se sta proprio pensando a questo, però c'è gente che mi guarda. Ci siamo ragazzi, stiamo per entrare in questo istante. E voi cercate di non fissarmi lo squarcio, farò in modo di non farvelo notare. Siamo arrivati alle 3 questa mattina. È grosso! È tipo un Gamespeak gigantesco, è fantastico. Siamo entrati ragazzi nella lounge di COD. Io la prima cosa che ho fatto appena sono entrato qua dentro, ovviamente, è andare al buffet. E ho fottuto tipo 12 biscotti, questo è l'ultimo. È buonissimo. Ho fatto una foto con Zed! Non ci credo! Ragazzi, come sapete la fiera delle tre è una fiera di tecnologia, quindi oggi vediamo la tecnologia del 2016. Venite con me! Non sarà mai stato così facile pulirmi il culo. Adesso stiamo andando da Nintendo, che ha lo stand forse più grosso di tutte le tre, che è gigante. Allora, questa qua è solo una parte. Questa è la parte di destra. Che continua per chilometri fino a Scampia. E questa è la parte dove ci faranno provare i giochi, tipo adesso vedrete. E poi là c'è tutto il percorso di Zelda. Vabbè ragazzi, vi faccio vedere un attimo che cosa stanno giocando tutti quanti. Zelda. Salve. Zelda. Oh, guarda un po', Zelda. Aspetta, questo? Zelda. Salve signora. Zelda. Oddio, stavo andando contro coso. Porca troia. Sorry. Zelda pure qua. Ragazzi, incredibile. Sarà mica la novità dell'anno Zelda. Giocare a Zelda? No, non so se lo fanno qua. Non lo fanno, vero? Grande. Ciao. Come stai? Ciao. Lorenzo, piacere. Zelda puoi cucinare. Io non so cucinare, manco nella vita reale. Che potrebbe essere un problema. Ah. È rischiato. Ah, perché puoi anche andare nudo. Giusto. Tutti nudi. Tutti nudi. Yeah. Oddio! Bello! Ma dai, ma serio? Si poteva fare questa cosa, non lo sapevo. Ma mi sa che casco. Ma no! Ce l'ho fatta! Bravo! Che cartella gli ho dato! Tony. Questo qua sì che è macelleria, raga. Va bene. È troppo divertente ragazzi perché sembra che puoi droppare il cibo. Guardate che roba. Oh,
È veramente troppo figo, sembra che puoi veramente raccogliere le cose tipo i videogiochi. Perché ti devi ridurre così, donna? Perché? Hakuna Matata. Bello. Ma lo puoi aprire? Il portiere. No, mi guarda, ci cade. Vai, vai. Dai. Vai. Quanto fottutamente era grossa questa bistecca. Eh? E non ce l'apri una macelleria con questa. Oh, ma dov'è Sasha? Babbo. Ecco, ma come? Come fa a salire poi? Sembri Ace Ventura la chiappa. La cosa bella è che noi siamo sulla scala mobile. Come ma c'è? Ma lui non è su una scala mobile, a lui sale così. Quindi ragazzi, questa era la prima parte del vlog di Los Angeles, uscirà anche la seconda più avanti. Pensate di poterci arrivare a 426.718 like per questo video? Ok, nel caso schiacciate like. Condividete questo video sul profilo Facebook della vostra nonna per farle vedere quanto è bella Los Angeles. Come al solito ragazzi, se il video è piaciuto lasciate un commento, mi piace, anche la pagina di Facebook e come nel video trovate nella descrizione. Se non sono riusciti iscrivetevi, ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi.